Ho parlato prima dell'incidente che ha scosso Catania, tutta la Sicilia e forse anche oltre, l'incidente che è costato la vita alla 19enne Chiara Adorno. Parlando di quell'argomento abbiamo introdotto anche l'importanza della formazione, in quel caso sui temi dell'educazione stradale. Adesso parliamo invece dell'educazione al mondo del web per gli studenti. Altrettanto importante questo argomento, un uso consapevole di internet e dei mezzi del web è fondamentale per chi è più piccolo e magari ha accesso a dispositivi con internet. Ecco, in tal senso si è verificato a Catania un incontro molto importante che ha visto anche la presenza dell'assessore al ramo e appunto per vedere i dettagli di questo incontro c'era per noi presente sul posto Alessia Lomonaco. Vediamo il servizio. Un incontro sui rischi che si corrono navigando sul web. Questo è il tema dell'iniziativa che si è svolta nell'aula magna dell'Istituto Comprensivo Vitaliano Brancati a Librino, di fronte ai tanti studenti della scuola primaria. Presenti il dirigente della Polizia Postale Marcello Labella e l'assessore alla pubblica istruzione Andrea Guzzardi. L'incontro, dal titolo I rischi del web, ha riscosso un grande successo tra gli studenti che hanno ascoltato attentamente tutti i pericoli che si possono incontrare navigando su internet o solo con un eccessivo e sbagliato uso dei social network. Sì, questa è una delle tantissime, ma anche una delle più importanti attività della direzione scuola ufficio parascolastico. È un momento importante di sensibilizzazione per i bambini, ma anche per le famiglie e per tutto l'ambiente scolastico. Ormai con i social, ahimè, ci sono sempre più adescamenti sui social per bambini sia d'età inferiore ma anche più grandetti, e quindi è giusto sensibilizzare sull'argomento. Tante anche le interazioni dei bambini che hanno raccontato alcuni episodi accaduti a loro conoscenti, ma anche molte domande rivolte ai presenti per conoscere meglio tutti i rischi che si possono trovare online. Un'opera di sensibilizzazione che parte dai più piccoli, ma che deve arrivare ai genitori, che devono essere vigili e soprattutto controllare l'uso e il tempo che i bambini impiegano su internet. 7-8 anni è una fascia di età veramente a rischio, è quella in cui i bambini hanno i primi accessi online, e quali abbiamo visto su questo centinaio di bambini, la maggior parte hanno profili social, giocano online, esponendosi a gravi rischi, per cui è estremamente importante questa attività di sensibilizzazione che come Polizia di Stato portiamo avanti già da tanto tempo. Ho raccontato delle storie di adescamento online, di furti d'identità che sono e di cyberbullismo che sono accaduti a bambini come loro, della loro stessa età, proprio per creare questa empatia con le vittime e fargli rendere conto che il mondo virtuale invece è un mondo reale. Beh, i ragazzi già sono a un buon livello anche di conoscenza, ho visto che già erano consapevoli di tanti rischi perché le insegnanti hanno fatto certamente un buon lavoro, ma ci sono i genitori. Ecco, noi ritengo che in questa opera di sensibilizzazione deve riguardare soprattutto i genitori, che sono certamente il primo baluardo di difesa e che spesse volte sono manchevoli.